stato presentato a Roma il 22 dicembre 2015, presso Rosso Pomodoro, il nuovo calendario 2016 di Obiettivo Terra. Gli scatti più belli del concorso fotografico sui parchi e le bellezze italiane sono stati protagonisti dell'evento Dall'ONU all'UNESCO, le eccellenze d'Italia dalla natura al cibo. Il calendario 2016 della Fondazione Verde, insieme alla Società Geografica Italiana, dedicato ai più bei parchi italiani, o meglio, alle più belle foto dei parchi italiani. In questo calendario si fa vedere la mostra realizzata alle Nazioni Unite, all'ONU, la maxi affissione davanti San Pietro della foto vincitrice dell'edizione 2015, ed ecco infatti la bellissima foto che ha vinto. Ci sono tutta una serie di foto, una per ogni mese ovviamente, dei più bei parchi italiani, le foto vincitrici in generale e delle menzioni speciali. Su questo tema la Società Geografica Italiana, assieme alla Fondazione Univerde, promuovono e diffondono il messaggio di tutela, di rispetto dell'ambiente del nostro territorio. La chiave è partire dal nostro territorio, dalla tutela di esso, dalla valorizzazione in tutte le sue forme, per mostrare sempre di più quanto il cittadino può fare attraverso una cosa semplice, attraverso poi delle foto, delle immagini che partecipano a questo concorso e che avvicinano anche fasce le più diverse. Riteniamo che le bellezze italiane debbano essere rappresentate nel modo giusto in tutto il mondo. Telecom Italia sta investendo ingenti capitali nella difesa del patrimonio ambientale, sta continuando a investire capitali per la diffusione del Made in Italy, e quindi quale miglior connubio fra l'imprenditoria italiana con le bellezze del nostro paese. Fotografie bellissime che ci fanno sognare, che devono essere un invito a trascorrere il proprio tempo in questi luoghi meravigliosi. Come rappresentante al Senato della Commissione Agricoltura, per me è particolarmente importante approfittare di queste situazioni per conoscere tutto il mondo trasversale che tutela le bellezze italiane. Quindi per noi è un'occasione importante per ribadire il nostro impegno. Noi siamo del Movimento 5 Stelle alla tutela dell'ambiente, no OGM, no alle politiche liberiste che sono espresse dai nuovi trattati di libero scambio come il TTIP, e speriamo che questa sensibilità trasversale porti a tutelare le nostre bellezze. La coerenza, la grandezza che l'Italia è stata capace di promuovere per secoli e secoli e che per 70 anni l'abbiamo totalmente distrutta, vituperata. E allora che cosa ho pensato? Che nel primo articolo della Costituzione forse si potrebbe inserire un secondo comma che recita così: la Repubblica riconosce la bellezza come elemento costitutivo dell'identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme, materiali e immateriali, storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali. Potete andare a vedere tutti coloro che hanno sottoscritto la proposta di legge nel sito www.bellezzaincostituzione.it. Il Comitato Giovani, tra i suoi obiettivi, ha anche quello di sostenere e impegnarsi nella promozione di azioni per la tutela dell'ambiente. In questo senso non possiamo ovviamente che condividere quello che è l'entusiasmo e l'impegno della Fondazione Univerde, di questa bella iniziativa anche del calendario dedicato ai parchi, e in questo senso speriamo quindi, come Comitato Giovani, di poter nel tempo dare anche il nostro contributo per far crescere sempre di più questa iniziativa. Il più grande ambientalista del 2015 è Papa Francesco, con l'enciclica Laudato Si. Non solo ha messo in guardia dalla distruzione dell'ambiente e vediamo i cambiamenti climatici, ma anche il potere del denaro, l'oligarchia finanziaria, quello che potrebbe accadere dal 1 gennaio con l'esproprio criminale del risparmio. L'Europa della Troica non funziona, bisogna fare un passo indietro, la finanza non può prevalere sull'economia reale, non può mangiare l'economia reale. È stata approvata da poco questa nuova normativa per i diritti ambientali, che è importante come approvazione, ma in pratica è molto complicata, ha troppi compromessi, deve essere spiegata, speriamo che la Cassazione intervenga presto. Insomma, e allora su questo abbiamo pensato di fare un'opera di sensibilizzazione a tutti i livelli per cercare di fare applicare questa legge, anche se è complicato applicarla. La seconda cosa importante su cui dobbiamo muoverci è questa delle trivellazioni, che
purtroppo dopo lo sblocca Italia si fanno trivellazioni dovunque, adesso pare che il governo abbia dato una parziale marcia indietro. La cosa importante è che siamo non solo alla partenza della settima edizione, ma che nel 2016, proprio il giorno dell'Earth Day, la festa della Terra, il giorno in cui noi ormai da 7 anni premiamo il vincitore del concorso Obiettivo Terra, sarà e diventerà il giorno dell'accordo mondiale per il clima, perché sarà il giorno in cui si firmerà a New York quel accordo siglato, anzi definito, ma poi sarà siglato a New York, definito a Parigi, che sicuramente non è il massimo degli accordi possibili, ma che ci consentirà di fare una forte battaglia in tutti i paesi del mondo, presso tutti i parlamenti nazionali, perché a cominciare dal 23 aprile, cioè il giorno dopo della firma, si ratifichi al più presto possibile l'accordo, in modo che entri in vigore non nel 2020 come prevedono, ma il più presto possibile, che si riducano drasticamente le emissioni di CO2 e che si vada rapidamente a un mondo 100% energie rinnovabili. Per la prima volta 187 paesi, quindi quasi tutti i paesi, hanno preso impegni concreti per fermare il riscaldamento climatico. Fermarlo è un obiettivo ambizioso, possibilmente 1,5 gradi di aumento e comunque sotto i 2 gradi. L'obiettivo è giusto, gli strumenti sono inadeguati perché gli impegni messi sul tappeto sono circa la metà di quelli necessari. Quindi dalla conferenza di Parigi esce una cornice dentro la quale vanno iscritti i dati concreti, e a questi dati si arriverà attraverso una pressione dell'opinione pubblica mondiale che è già in atto. Sarà necessario adesso che i governi finalmente ratifichino questo atto e si assumano la responsabilità che ogni sottoscrizione sia vincolante. Abbiamo visto che cosa è successo e qual è stato il fallimento del protocollo di Kyoto. I paesi che l'avevano sottoscritto si sono ritirati, si sono sfilati. Questo non deve più accadere, quindi anche se gli impegni non sono necessariamente quelli che ci aspettiamo dai singoli governi, almeno che tutti quanti si impegnino a rispettare, a costo, nel caso non lo facessero, di sanzioni e soprattutto di essere additati come i principali responsabili della catastrofe che si potrebbe produrre.